due terzini, De Sciglio e Luca Pellegrini della Juventus. Gioca Barilla davanti alla difesa. Ancora Barilla. Forse impercettibile ma decisivo di De Ligt, che ha allungato la traiettoria nella zona di Cabo Augusto. Abbiamo visto anche i tre minuti di possesso palle in più che devono essere poi sublimati. Cabo Augusto non forza la giocata, il Monza corto, dopo lo scambio con il terzino brasiliano che non riesce. Ragazzo arrivato nell'estate del 2019 dal Perugia, questo invece è Mattias Sole che strappa molto bene. De Sciglio avanza e tocca per Ranocchia che cerca di allargare su Sole, migliori se non il migliore della scorsa stagione del Monza. Priscenini più interno Gitcher, cercato Carlos Augusto, su di lui De Sciglio che riesce comunque a contenerlo, poi Ranocchia che va dall'altro esterno, Carlos Augusto, il brasiliano per Caldirola. Bellucci. Credo sia una prerogativa delle squadre di Allegri, lo ha sempre. D'Alessandro Carlos Augusto, ancora Macin in profondità per Carlos Augusto, chiude per De Sciglio, intervento irregolare su Carlos Augusto. Linea orizzontale soprattutto per linee esterne, poi si è prontissima a ripartire e ad attaccare lo spazio. Al centro in area anche Brescianini che è un buon saltatore, cercato con il cross, arriva alla girata, in realtà smorza solo il pallone per Szczęsny. Barilla, periodo chi lo vinceva poi non conquistava lo scudetto, lui lo vinse nel 2008. Barilla, Carlos Augusto pronto a cross, eccolo in corsa che arriva dalla parte opposta, sponda per Barilla, destro, alto. 19-20 fino alla sosta per il Covid, aveva contribuito anche se con sole 4 reti, un possibile per l'Inter a 8. Macin cerca largo il tocco per Carlos Augusto, quindi De Winter in anticipo, il belga che poi viene fermato da un... per Macin, largo Carlos Augusto, lo aspetta Sole in copertura, eccolo. Ti ruoli, no? Brighenti, esatto. Si è spostato a sinistra e lui si è accentrato molto di più, e non è stato un caso che in questa situazione lui si sia trovato come la Juve, e quindi c'è bisogno che i passaggi vengano fatti in avanti e non il timore di fare una giocata eventualmente sbagliata. E quindi anche un ulteriore cambio con l'ingresso di Giulio.